Scioperiamo per difendere il contratto e il nostro futuro. Lo hanno gridato a gran voce i lavoratori del credito cooperativo del gruppo bancario Icrea, che oggi hanno incrociato le braccia recandosi a Fano, Padova, Faenza e ancora a Roma, Salerno, Castellana Grotte, dove si sono tenuti cortei comizi davanti alle sedi delle banche. A Fano circa 200 lavoratori delle BCC della provincia di Pesaro e Urbino hanno partecipato allo sciopero mediante una manifestazione nel centro storico di Fano, durata circa 2 ore con bandiere, striscioni, fischietti, trombette e tamburi. Questa rivendicazione che questa mattina stanno facendo i dipendenti del credito cooperativo non è semplicemente una rivendicazione contrattuale, qui si riguarda il futuro delle banche di credito cooperativo così come l'abbiamo conosciuto in 100 anni della loro storia. Noi vogliamo che il credito cooperativo si riforma, ma questa riforma deve essere condivisa con i dipendenti, perché i dipendenti sono i primi soggetti che avranno una ricaduta da un'eventuale riforma del credito cooperativo e perché sono i soggetti che interloquiscono tutti i giorni con i cittadini e grazie ai quali molti cittadini entrano nelle banche di credito cooperativo. Protestiamo perché non abbiamo più un contratto di lavoro che ci tuteli e ancora la mia banca è indifferente, toglie il contratto al dipendente. Questi sono soltanto alcuni degli striscioni che i dipendenti oggi hanno portato qui in piazza 20 settembre a Fano. Protestiamo perché ci è stato disdettato unilateralmente, senza alcun preavviso, senza alcuna trattativa, ci vengono cancellati 50 anni di storia e di conquiste in maniera assolutamente arbitraria e unilaterale e autoreferenziale. Venendo su mi sono arrivate telefonate e penso che gli sportelli chiusi siano il 98% della regione. I dipendenti dunque chiedono un giusto contratto di lavoro perché Federcasse ha formalizzato la disapplicazione dei contratti collettivi di secondo livello a partire dal mese di aprile e inoltre ha preannunciato la disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Oggi in Italia si protesta sia per la disdetta e la disapplicazione del contratto nazionale dei dipendenti banca di credito cooperativo e si protesta per la disdetta del contratto integrativo regionale. Federcasse, la federazione delle banche di credito cooperativa nazionale, si deve sedere al tavolo e trattare con le organizzazioni sindacali su un livello paritario. Dal 1 aprile non avremo più il nostro contratto che sancisce una serie di diritti e di indennità a cui abbiamo diritto. Nella regione Marche il credito cooperativo si compone di 19 banche aderenti alla Federazione Marchigiana con 207 filiali, di cui 191 nelle Marche, 10 in Romagna e 6 in Abruzzo. Con oltre 52.000 soci e circa 1.500 dipendenti, il credito cooperativo marchigiano è presente in 229 comuni sui 239 esistenti. Siamo qua per difendere i nostri diritti e per tutelare i diritti di tanti ragazzi che stanno vivendo questa cosa come un sopruso, ci stanno cercando di toglierci diritti acquisiti in 30 anni di lotte sindacali e non lo riteniamo proprio giusto assolutamente.